Di Salvo. Frusone. Onorevole Ruocco, come siamo messi? Bene. Rotondo. La votazione è chiusa. Presenti 333 votanti, 167 favorevoli, 108 contrari, 205. La Camera respinge. Per il numero 19 dell'onorevole Adone c'è una proposta di riformulazione che va bene, è colto così. Anche per l'onorevole Terzoni va bene. L'onorevole Vignaroli anche c'è una proposta di riformulazione, così come per l'onorevole Ciprini e va bene. Poi abbiamo l'onorevole Cariello che anche c'è una proposta di riformulazione, mentre c'è un parere contrario su quello dell'onorevole Gallinella numero 24 che presumo mettiamo ai voti. La votazione è aperta. Murer, Bossa. Qualcuno che non riesce a votare? Boccuzzi. Di Salvo, Secco, Boccuzzi. Colonnese. Casellato. Peluffo. Manlio Di Stefano. Peluffo. Ok. Altri che non riescono a votare? Lavo. La votazione è chiusa. Presenti 334, votanti maggioranza 168, favorevoli 110, contrari 224, la Camera respinge. Anche il 25 Brugnerotto c'è un parere contrario, lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Piepoli, Secco, Di Lello. Colonnese, Fusilli, Di Salvo, Colaninno, Boccuzzi, Di Lello ancora non riesce a votare, Bombassei. Onorevole Di Lello. Bene, altri. Bragantini Paola. Bene, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 340, maggioranza 171, favorevoli 113, contrari 227, la Camera respinge. Ha chiesto di parlare il sottosegretario sul numero 26 Gagnarli, prego. Grazie Presidente, semplicemente per dire che è favorevole con riformulazione, ovvero togliere la seconda riga entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Bene, è accettata la riformulazione, credo. Onorevole Terzoni? Va bene, quindi è accolto così come riformulato. Onorevole Daga, al 27 c'è un parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire, lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Fusilli, Di Lello. Non è Di Lello, però provi a votare, ecco. Dall'Osso. Onorevole Sibilli, attendiamo. Di Salvo. Mauri.